It's the file on the State versus Paravicini. It was your evidence that got him off the hook. So why should you pretend you were perfect strangers? That day we went to see him. Sandra Faden who procured the girls from the school. Paravicini set up the appointments, and I guaranteed protection. The Russo girl's death was an accident. What can I tell you? It never should have happened. If I'd been there, I would have stopped it. Why did you kill the Dutchman? Was he blackmailing you? No. No, Paravicini just wanted to scare me. What about the girl on the scooter? That was you. Yes. Of course. I was the one who told you she wanted to talk. But why did Paravicini have to go as well? You were getting too close. Paravicini was... He would have talked. We'd known each other for years. He was always looking for ways to make money and a little extras attractive to anybody. When he was indicted, I had access to all the evidence. And my statement in court was sufficient to obscure the truth. After that, it was the girls. Rich, influential men pay well for teenage favors. The shop was the bait. And I was too greedy. As far as these are concerned, there I can't help you. And I'm not Nemesis either. So the case isn't closed yet. Suficiente. Entonces, ¿qué cojones quieres? Quiero invitaros a ser más razonables. Así solo estáis empeorando vuestra situación, además de poner en peligro la vida de un magistrado y de unas chicas inocentes. Dentro de 45 minutos empezaremos a matar a los rehenes. Pero si lo dudáis, podemos empezar ahora mismo. Necesito más tiempo para obtener la autorización y concederos lo que pedís. Dentro de 45 minutos. Yo tengo hambre. ¿Por qué no me miras? ¿Mm? Te doy asco, ¿eh? Tú me das asco. Tú y todos los que son como tú. ¡Calla! Os he visto en el tribunal. ¿Qué te crees? Con vuestro odioso aire de reto y de desprecio. ¿Te crees fuerte, verdad? ¿Crees que me has humillado? ¿No eres más que una maldita cerda? Dirigida por alguien de quien ni siquiera conoce su origen ni su finalidad. Pero ahora estás acorralada en la misma situación que esas tres desgraciadas. Sono delle bestie. Lottano per avermi. Ma non pensano che in realtà hanno solo il mio corpo. Se glielo voglio dare. Jesus' wounds.
libro di grande successo, il film più atteso del nuovo anno cinematografico, La Mazzetta. La Mazzetta. Nino Manfredi e Sassà. Don Michele, una disgrazia, anzi una grande disgrazia. Vostra moglie Dina sta nel bagno. Ma che state dicendo? Che è morta, Don Michele. Morta? E come morta? Che ne so, qua ci sta pure un signore sul divano. Un signore? Sì, perché lei non stava su. Allora è stata quella carogna, lo voglio vedere morto. È già fatto, Don Michele, se venite qua lo vedete. Ugo Tognazzi è il commissario assente. Secondo lei, tra quella signora nuda e quel signore là, nudo? Sì. C'era qualche cosa di intimo oppure stavano così perché soffrivano il caldo? Vabbè, ma se uno vuole essere malizioso, il male lo trova dappertutto. È appunto questo che io vado cercando. La Mazzetta. Luise, io faccio il commercialista, praticamente sono un avvocato. No, tu ti fai chiamare avvocato. Sì, signore. E non sei neanche commercialista, Sassà. Ma mi manca qualche cosa. Tutto. Sono buoni, non sono cattivi. Soltanto che poi mi dovete portare all'ospedale. Avvocato, l'uomo è un animale. A pancia vuota e scontrosa, quando ha mangiato diventa espansivo. Io quelle carte non ce l'ho e non saranno gli spaghetti a farmele provare. Allora è segno che non mi sono bastato. Quello è un uomo, se vuole qualche cosa, due morti non gli fanno nessuna impressione. E se quello acchiappa mia figlia con le carte in mano, ammazza. Oh!